Da cosa è stata caratterizzata in tutta questa mia produzione in maniera assolutamente schematica e semplicistica? È stata caratterizzata prima di tutto da un istintivo e profondo odio contro lo stato in cui vivo. Dico proprio stato, intendo dire stato di cose e stato nel senso proprio politico della parola. Lo stato capitalistico piccolo borghese che io ho cominciato a odiare fin dall'infanzia. Naturalmente con l'odio non si fa nulla, infatti non sono riuscito a scrivere mai una sola parola che descrivesse o si occupasse o denunciasse il tipo umano piccolo borghese italiano. Il mio senso di repulsione è così forte che non riesco a scriverne. Quindi ho scritto nei miei romanzi soltanto di personaggi appartenenti al popolo. Io vivo cioè senza rapporti con la piccola borghese italiana, ho rapporti o con il popolo o con gli intellettuali.